Ci troviamo al Museo della Mille Miglia a Santa Eufemia, Brescia. Ecco, ci troviamo qui nella splendida sala delle colonne. Ecco, oggi è 16 di novembre e c'è, per gli amanti sia della fotografia che delle Mille Miglia, queste splendide immagini realizzate da Gloria Fenaroli di Montichiari. Ecco, si tratta di 22 splendidi pannelli, ecco, di cui a parte vi presentiamo le singole fotografie, però ecco, già da questo rapido video potete rendervi conto della qualità e dello straordinario lavoro compiuto, realizzato da questa giovane e brava fotografa che ha il suo atelier, il suo studio a Montichiari. Ecco, proviene da una famiglia di fotografi, per cui è figlia d'autore. Ecco, il padre e la madre che si è fotografi con lo studio a Montichiari. Ecco qui la Mille Miglia in Vaticano, la Mille Miglia a Roma. Ecco, vi ricordo che vicino a questa sala c'è anche l'ingresso del Museo dei Beatles, che è nell'altra sala. Questa è un Alfa Romeo 6C 1750, fotografata a Brescia. Qui abbiamo la Mercedes-Benz 300 SL, fotografata a Verona. Qui abbiamo la MGA, fotografata a Spoleto. L'Alfa Romeo 1900 sui tornanti delle colline toscane. La Jaguar, un dettaglio della Jaguar XK. La DKV F91 a radicofoni vicino a Siena, l'Alfa Romeo 1900 fotografata a Verona, l'Aston Martin D82-4 fotografata a radicofoni. Mercedes nella piazza di Siena e qui siamo a Bologna, Austin LA 100/4 BN2 Bologna. Ecco, si tratta di stampe fine art con pigmenti, lavorazione manuale. Gloria Fenaroli, complimenti.